Che cos'è la barba? Che cazzo di domanda è? Un arredamento. Perché il mento, la barba. No, io non ci voglio giocare con sto topo, veramente. Ma perché? Non lo so, sono pessimo, Giorgio. Provane un'altra, dai, un'altra. Cosa fa un lombrico su un'isola deserta? Cosa fa? Il verme solitario. Che schifo, dai, ma fa schifo una peggio dell'altra. Come si chiama un boomerang che non torna indietro? Bastone, ma non fa ridere. Che cos'è questo? Cioè, non ho capito. Dai, vabbè, lasciamo stare. Mamma mia, Giorgio, che schifo. Vabbè, no, facciamo così. Stai zitto, sono un topo. Sei. Allora, io ho comprato il nuovo maiale qui perché dobbiamo affrontare la modalità, la mappa 6 di Piggy. Il nuovo maiale è Skelly. La mappa 6 è l'ospedale. Quindi premette play, per favore. Molto bravi, molto bene. Adesso, tutti pronti? Sì, molto bravi. Adesso aspettiamo e spero di essere io il maiale, perché in modo tale posso far vedere il mio nuovo porcello. Skelly, esatto. Skelly, il porcello pervertente. No! Perché tra tutte le cose? Sto zitto, sei un topo, dici le barzellette orrende. Dai. Non è vero. Ospedale, raga, ospedale. Ok. Ospedale. Attenzione, perché qui andiamo a vedere probabilmente la fine della storia del porcello, Perché ricordiamo, no. Cioè, che non si è capito un accidente, perché praticamente noi dovevamo salvare un maiale, tipo, non so, o il coniglio. Giorgio. Dovevamo salvare Giorgio. Sì. George, però è un Giorgio coniglio. È un porcello. È un porcello. Però poi non si è capito come andava avanti. Però alla fine siamo finiti che abbiamo salvato un coniglio e l'abbiamo portato all'ospedale. Un coniglio. Però no, ci siamo finiti noi all'ospedale. No, anche il coniglio c'è all'ospedale. Anche lui, ma tutti ci siamo finiti noi. Va bene, andiamo avanti che non vedo l'ora. Sarò io sicuramente. Sono io. No, Cico no, la Ion, mamma mia, Vimungo, aspetta un attimo, mamma mia, Skellington, vi stura come mai, vi apre bene la noce e, no! E combina tanti guai. Ok, allora, per quanto tempo sono stato? È vero, aveva ragione Anna, siamo noi che siamo andati a finire all'ospedale. Molto bello, molto bello. Ok, quanto no, sono è bello. Guarda come sono sturonio. Sei molto sturonio? Ti dico soltanto che non ho nessun'arma. Cioè vado in giro con le mani proprio. Vi prendo. Ci strozzi. Sì, probabile. Questo qua è aggressivo, Cioè da proprio pugni. È bellissimo però. E infatti siamo impegnatissimi. Ah, interessante, ho capito tutto. Bravi Giorgio e Cico, veramente ottimi. Sì, sì. Siete come due uccelli sui quelli che stanno si mettono sui cavi dell'elettricità, no. E cinguettano insieme. No, come? Non muoiono? Ma sei non scemo? Non muoiono. Gli uccelli cavi dell'elettricità. No, gli uccelli, cretino, gli uccelli possono stare sui cavi dell'elettricità, non lo sapevi? Non lo so, io non so di uccelli. Ah, mi hai visto piace. Un uccello, tu no! Sei esperto. Ho detto che non so. Cico! Dai, ma no, Cico no, è deficiente, raga, Cico ma è deficiente, non è possibile. Ma cioè, è tipo invisibile, Allora, scusate, ma nelle volte in cui sono io il mostro, potete per favore evitare di farvi seccare come, porca miseria, non lo so, i bonsai di io Giorgio? Non trovo niente. Che cazzo. Guarda, c'è Anna lì. Cioè, ma io non lo so. Anna, ma allora ti vuoi far ammazzare? No, non fatevi ammazzare. Scusate, mi sembra ingiusto. Sembra di essere Giorgio, mannaggia Pippo. Parliamone. Parliamone. Cioè, mi vieni addosso, nasconditi. Cioè, io mi ho riempito tutto di trappole per colpa vostra. E qua voi non potete scappare mai più. Ma io non trovo niente, perché? Ma penso ci sia un'altra parte dell'ospedale comunque. Non è tutto qui. Ah sì, l'ho trovata adesso io, mamma mia, fortissimo. Bravo, Giorgio, no, vedi, finalmente adesso possiamo iniziare a giocare. Cico purtroppo è morto. Sono tristissimo. Ma sei una vera pippa, Ma cioè, hai parlato, eri invisibile, tipo. Ma non ero invisibile, ma come non faccio? Era invisibile. Non posso essere invisibile, non era vero. Sei bugiardo e una pippa. Sei una pippa bugiarda. Due cose terribili, cioè. Dai, insieme poi, veramente raccapricciante. Essere una pippa bugiarda. Ma era qui che si andava. Paura. Sì, era qui che si andava. Qualcuno è finito in una trappola? No, nessuno. Ah, quel Topango è finito nessuno, in una trappola. Nessuno. In quale trappola si è finita Topango? Vediamo. Nessuno, no, vero, in nessuna trappola. No, ho io ho sentito. Mi sono spaventato. No, cioè, no, io ho sentito il rumore di gente che finisce in trappola. No, non è vero assolutamente mai. Qui mancava una trappola. Qua mancava una trappola. Mi giro dove? Non mi puoi. No, non dare indizi, zitto. Cico, sei morto come un pipparuolo. Voglio giocare adesso. Anch'io, però. Non mi dispiace, non puoi. Perché niente, sei morto. Prossima quindi volta non giochi. Stavi attento invece di morire come un pipparuolo. Ma sai cosa posso fare? Posso darvi un vantaggio, Anna e Giorgio, visto che avete molta difficoltà, sembrerebbe, no? Io intanto prendo in mano il libro Le storie del mistero, no? Che è molto bello qui. E faccio vedere una pagina. Bello. Perché fino ad ora noi abbiamo fatto vedere poche di pagine. Però io ci tengo a farla vedere. Guarda com'è bello. Sono perché una pagina. Ne ha tante di pagine. Ne ha 144 di fumetti. E pagine, fumetti, storie, tutto a colori, bellissimo. E lo potete preordinare, esce il 2 aprile. È stato posticipato purtroppo per la situazione c'è in questo momento.
e lo potete preordinare un po' dappertutto su internet. Se lo preordinate vi arriva, se siete rapidi però, il poster che posso far vedere anche quello. Super bellissimo, limitatissimo. Cioè io vi sto dando un sacco di tempo, boys, ho visto passare qualcuno. Che brutta cosa vergognosa. Dov'è il poster? Scusami, Anna? Lion, mai visto un Eccolo. Martello in giro? Ah, guarda, puoi guardare in tua sorella. Lo so io dov'è. Questo è il poster, guarda che bellino, con la firma e le mie statistiche del mio personaggio. È bellissimo, non divertiti, lo potete perdere. Divertiti, amicone. No! Questa cosa è stata molto fuori tempo. Perché io avevo appena finito di parlare del libro. Tu lo potevi fare prima. Invece hai scelto di farlo proprio quando io ho finito di parlare del libro. Adesso io cosa faccio? Ricomincio a parlare del libro? Non posso di certo farlo. L'unica cosa certo posso che fare... si può sempre parlare del libro. Perché il libro è bellissimo. Però adesso sai cosa faccio? Insulto la sorella di Giorgio, quella grandissima coniglia. Ecco, cioè. quella proprio. Mamma mia, quell'uovo di Pasqua. Okay. Meno male che non ce l'ha. Allora adesso non si può fare. La sorella di Giorgio non vuole, mi dispiace. Invece ciao. A me non me ne frega niente. Lì c'è una trappola. Non no c'è... dai, è pieno di trappole. È pieno che di schifo. Trappole, ho riempito ovunque. Adesso attorno, metto qua un'altra trappola, così ti attacchi ben bene alla banana. Vieni qui, topone. No, la banana non la voglio. Invece la stavi per toccare, Stavi per toccare. Vuoi andare di qua? Vuoi andare di qua? Metto un'altra trappola io. Dai, mi metto... serve il martello. Ho finito le trappole, mannaggia. Ho usato io il martello, Giorgio. Dillo. Ma Cico poverino è tutto escluso dal gioco. Io sono ancora morto io. Lo so. Ma muovi, ti fai di tutto. Sto cercando di ammazzare Giorgio, ma qui guarda. È chiuso. Una situazione proprio sfortunata. Non è giusto, non vi conoscevo. Sì, sei stato scemo ad entrarci. Però, sai, si dice sempre come il topo in gabbia, no? Quindi effettivamente credo che questa sia una cosa di razza tua, di topo. Ah, dici proprio caratteristica. Caratteristica della razza dei topi. Sei un po' ingabbiato, topo. Esatto. Purtroppo succede quando sei un topo. Adesso mi manca da trovare solo una sbanunata. Che Anna, sicuramente devi farcela. Devi farcela per noi. No, non ci credo. Non ci credo. Cos'è stato quel rumorino? Non ci credo mai. Assolutamente niente. Una trappolina che scattava, sembrava. Sei lontano, sei lontanissimo. In ogni caso, mi dispiace, hai perso, Lion. Mi dispiace. Non è che magari è qui, no? Non qui è non ci vuole andare. Non puoi dare indizi, Cico Tobi. Non è molto valido. No, non mi sembra per niente molto valido. Io posso cavarmela da solo. È un po' che non ti vedo, porcellotto, comunque. Perché stavo impegnato a saccagnare quel sedere toposo di Giorgio. Ma purtroppo adesso sono dietro di te. Davvero? No, non è vero. Ma no, era metaforico. Non è che sono davvero dietro di te. Però ti sto cercando. Dov'è? Datemi quanto sei scarso. Sei morto. Sei morto. Ma non ti vergogni. Non mi riesco a dissipare. Ecco, ora cioè, sì. Giorgio, poi non è che devi borbot. Andata molto male, sembrerebbe che sia andata veramente male, Non è giusto. Rifacciamo subito play. Via, adesso io gioco. Voglio io. Fare una domanda. Chi di voi ha comprato una skin per il maiale, per il porcello? Io, Anna? Io no. No. Ma chi è uscito? Quella scena? Anna. Anna, torna. Anna. Arriva subito, eccomi. Stavi cambiando maiale? Sì, perché di solito uso sempre allora, quello. Io metterei una regola. Chi non ha comprato una skin del porcello non può giocare come porcello. No, non può porcellare. Ma no, Cico, non uscire che poi non puoi entrare. Tranne se esce Cico. Ok. Buono. Mettiamo sempre l'ospedale perché giustamente non siamo riusciti a venire. È impossibile l'ospedale. Adesso allora, che ci sarò io. Allora, se stavolta non esci tu e non esco tranquilla. Io ti faccio riusciamo. Scappare dall'ospedale. Mamma mia, bravissimi. Speriamo che esca Giorgio che è una pippaccia allora. Io non prendo mai nessuno. Lo so, infatti è quello il buono. Vediamo, Oh, non voglio pietà, mi raccomando. Niente pietà. Mettiamo player senza bot che il bot, raga. Oh, una volta dovremmo provare a mettere solo il bot. L'ultima volta. È vero, sarebbe bello Potrebbe essere solo il bot. Perché player e bot è difficilissimo. Solo il bot è pure difficile perché il bot non si fa mica sfuggire niente. Allora, chi è? Chi è? Mamma mia. Sono io. Suspense. Sono io. Non esce nessuno. Niente, non scappate, mi dispiace. Vabbè, tranquilli. Ce la possiamo fare. Siamo bravissimi. Allora, non credo ascoltate proprio. Le mie indicazioni, Giorgio e Cico. Ci dobbiamo prima di tutto dare dei nomi in codice. Allora, okay. Cico, ci daremo dei nomi in codice di farmaci. Cico sarai vitamina C. Sì. E tu? Io sarò allora aspetta, no. Allora Giorgio sarà come si chiama quella roba per la preparazione H, ok? La cosa G. Cos'è? Scusa, non serve, lo so. Serve per le cose nel sedere. Vabbè. Stai zitto. E io sarò scusa, invece chiamalo supposta e basta. Io sarò supposta sono io. Allora vai, pronti. Vitamina cioè, C. L'unico a cui è andato vitamina bene, C, aspetta, ecco, vitamina qui, C. È vero, eccomi, non vale eccomi. Che
No, no, allora non puoi ci essere. Ci sono supposte qui, vieni. Supposta. Guarda, ci sono delle suppostine. Sono proiettili, andiamo via, raga. Prima ci scoppia, ci stura. Aspetta, sì. Preparazione H. Qui. Dì, cosa? Aspetta. Sì, ma non va bene che ci con vitamina C, però, Sì, che va aspetta, benissimo. Aspetta, fermi, aiuto! Non ci aiuto! Preparazione H, vieni qui. Ti seguo su posta. Andiamo, troviamo un nascondiglio, insinuiamoci che siamo preparati. Io ho perso, aspetta, attento, vitamina C! Niente. Mi dispiace così tanto. È scappato, Bravo, vitamina. Mi faccio tenerezza. Ok, vieni, preparazione. Ma siamo di qua su posta. Ma io ho perso. Ma ce l'abbiamo una chiave, qualcosa? Non abbiamo niente. Andiamo via, venite. Venite, qui, venite. Questa qui, Lion. Ok, questa qui la prendo io. Dov'è la porta rossa, però? Non lo so io. Qua, sarà di qua per forza, ma dobbiamo passare. Preparazione H, vai, attiva la trappola. Ok. Deficiente, tu sei vitamina C. Vitamina C, allora, aiutatemi. Allora diventi tu preparazione H se vuoi esserlo, Aspetta, Giorgio. No, preparazione! Scappa! Attenzione, attenzione! Scappate! No, io, Anna, porca miseria. Supposta, ti salvo io. Andiamo. No, però, Anna, non voglio pietà io, Cioè, allora, qua. Ma scusa, se 2 secondi fai detto no. Beh, è ovvio che io dico salvami, cioè, cosa devo dire? Ammazzami, ti prego. Qua non possiamo andare. Non farlo. Oh, vitamina, dove ne. No, Anna, basta pietà, non vogliamo pietà. È perché. Aspetta, ma preparazione H è morto? Sì. Cacchio, preparazione. No, ma guarda quanto sono forti. Oh, trappole. Ma quante trappole hai? Sono 200. Le ho messe tutte, non ne ho più. Non voglio pietà, Anna, devi ammazzare chi trovi. Scusa, vitamina, sei una vera pippa. Ero io, aiutami. Vitamina. Deficiente tu, no, di preparazione H. Ah, vero, scusami. È schifo. Non capisco niente. Giorgio è preparazione H. Questo, dai, mannaggia, Gico, però. Niente. Meno male che vuole a te, come guarda. Hai fatto? Non lo so, quanto pare. Scappa via, dritto. Ma questa chiave è l'unica cosa che abbiamo. Prendiamo questa. Mannaggia, preparazione. Vaffanculo. Niente. Vabbè, questa è andata. Cosa è successo? Sei morto anche te. Anch'io. Sì, sì, alla fine. Vabbè, siamo rimasti uniti fino alla morte. Scusami, no. Mannaggia, certo che però è andato male. Vabbè, riproviamo, va bene? Questa volta adesso bot? Adesso no. No. Come no? No. Un'altra volta bot. Per oggi noi, ok? Che dobbiamo ridarci i nomi. Oi. Chi è che manca? Anna. Ma perché fai così? Perché mi sono dimenticata di cambiare. Cioè, voglio dare sempre freschezza al mio mostro. Ma che mostro eri ora? Quello con le ali? Quello memory, di sempre? No, ero Memory. Memory. Quello Memory. Memory foam. Vabbè, sì. Quindi adesso ci diamo. Anch'io volevo un nome bello. Altri nomi in codice, però, adesso, Sempre Hospital, sì. Mi raccomando. A me uno bello, ti prego, a me uno bello. Va bene, allora adesso ci daremo dei nomi di. Frutta, la frutta. Frutta? Sì, frutta, fidati. Ma frutta non fa ridere, cretino. Anna, è ananas. Tu sei il cetriolo lungo e nodoso. E tu? Io sono zucca. Banana. Zucca gigante. E Giorgio invece è piccolo dattero raggrinzito. Vabbè. No, non mi piacciono questi. Adesso decidiamo, però vediamo prima chi esce, ok? Bello caco. Spero di non uscire io perché vorrei riuscire a scappare. Cioè, non stiamo riuscendo a fare un accidente oggi. Io porto io. Uscirò io verso la salvezza. Cico, con molta cautela, mi raccomando, non rompere le scatole. Dobbiamo scappare, Allora, io non metterò trappole. No, non ti voglio. No. Devi giocare bene, ok? Soltanto un minimo di. No, un po' di parsimonia. Cioè, non essere troppo aggressivo, capito? Un po' normale. Ma la Lion nome in codice. Noi la soluzione per Cico la usiamo lo stesso, se lo vediamo. No, oggi lo lasciamo giocare, va bene? No. Un pochino. Vai così. Però io manterrei i nomi di prima. Però adesso diventa Anna vitamina C. E tu, Giorgio, sei sempre preparazione H. E io sempre supposta. Vai, pronto? Siamo carichi. Va bene, pronto, supposta, seguimi. Qui c'è una chiave rossa. Vieni e prendi la chiave rossa. La prendo io, Anna è brava, vitamina C è molto forte. Vieni, preparazione. Dove cacchio vai? Vi seguo. Andiamo, ok. Smofichiamo dappertutto. Ok, andiamo. Quando ci dobbiamo chiamare tutti insieme, diciamo allora, farmacia. Allora, questo qui ricordatevi perché è importantissimo. Farmacia. Sì, eccomi. Aspetta, si è svegliato. Allora, qui adesso c'è. Suppostore. Aspetta, ehi. Okay. Oh, ma ci sono la scimmia, cos'è? Lui non è una roba buona. Lui è una cosa che fa supposta, schifo e male. Apri. Cosa devo aprire qui? No, questa. Amici! Aspetta, amici. C'è preparazione H che è un pochino scemo. Vieni qui. L'ho chiuso nella porta. Andiamo. Chiudi la porta. Passiamo da sopra, qui, così, seguendo il vento. Vai. Ok, molto bello. Razziate tutto. Non c'è niente, qua non si può passare. Ma serve la tavola. Preparazione H, qui c'è la tavola. Anna, non devi tirare acuti però, mannaggia te. Scusa. Porca miseria, che non so, io non te sai regolare con quella voce da gallina. Guarda, vieni, supposta. Meno male la voce da gallina. No, zi, non ripetere. Cosa? Vabbè. È
vero, hai urlato. Così hai fatto, proprio come un pollo. Aspetta che un attimo che prendo la... Dov'è la cosa arancione, Anna? Dov'è? Vieni qui, non serve più, vieni. Ma come non serve più? Perché guarda, l'ho presa prendi io? Questa azzurra è bellissima. Ma c'è un messaggio qui, c'è scritto... No, non me ne frega niente. Preparazione H, prendi questa verde invece, che è Giorgio, molto bella. Giorgio, non lo so, io non ho capito più niente, mi sto confondendo. Vi siete rotti nella mappa? No, allora, io ho la chiave azzurra, Anna, dove me la devo mettere? Ah, da qui. Stai zitto, preparazione. Magico. Dove dobbiamo andare, Anna? Non lo so dov'è quella azzurra. Giorgio, no, preparazione, rimani vicino. Di qua. Qua oltre, no, qua no. No, Giorgio, non borbottare, mannaggia Pippo. Andiamo in questa direzione, seguite me. Vitamina! No, indietro. Indietro. Di qua. C'è la pellagra. Ciccio è pellagra. Chiamiamolo pellagra. Ok, pellagra. Pellagra. Vieni, tipo... so dov'è quell'azzurra, vieni. Credo sia un'irritazione della pelle. Sei una pellagra. Ma come fai a conoscerle tutte? Guarda, io sono un grande medico. Aspetta. Vai, vedi, eccola lì. Ok, apriamo. Anna, mi sa che... Aspetta. Ah, cos'è successo? Scappate. Ho trovato un dardo no! Allora, mannaggia te! Mannaggia ma te! Goltro. Meno male che ti ho detto ti metti a fianco! Maledetto pellagra! Allora, ricominciamo! Forza! Allora, Cico, non facciamo. Cioè, è ovvio che non deve giocare! È ovvio! Vabbè, io non gioco più, basta! Ok, allora, adesso abbiamo deciso definitivamente. Ci abbiamo voluto provare per dare equità a tutti, non parità. Vale, però abbiamo stabilito, deciso e verificato che non può. Proprio non può fare lui. È difficilissimo fare quel ruolo. Zitto, impossibile. Sei una pellagra e non puoi fare più tu. Sei una pantegana. No, tu zitto, sei tu. Tu quello. Sei la pantegana. Sei la pantegana. Oh, il nome in codice principale li si rispettano. Anna poi è una voce da gallina perché ogni tanto le parte così. E tu? Io sono grandissimo, bravo, Laionio, affascinante, massiccio, leggendario. Porca miseria, quando epico. Esco io, pensa se esco io, ogni volta si apre un mio video, c'è tutto il bordino dorato, no? Come leggendario, capito? Intorno al video. E tipo, quando lo apri, ti esce una voce che ti dice, leggendario. Mamma mia. E così potete confermare tutti voi da casa. Ma non funziona, non lo perché so. Perché tu sei un cretino. Scusa, però ma da casa. Mettiamo il bot. No, il bot ci apre il sedere. Da casa potranno tutti confermare che quando cliccano su un video c'è una voce che parte e dice leggendario. È sempre, sempre, proprio sempre. Quando metti mi piace ti ha un'altra. Mannaggia Danna però, Mo non riusciamo a fare niente un'altra volta. E quando mi piace? Dillo. Quando ti fai mi piace ti esce leggendario dorato. Capito? Ancora di più, è una cosa incredibile, pazzesco. Siamo pronti? Mi raccomando, raga. Sì. Allora, si dice, si torna con i nomi in codice di prima, mi raccomando, preparazione H, però vitamina C non è più perché non è. Lui rimane pellagra, ok? No, rimane perché? Zitto. E io supposta, andiamo, mi raccomando. Preparazione H è un deficiente. Mi sa che supposta sarò perché io. Tu? No, tu sei il deficiente. Ogni volta che vi acchiappo. No, Anna, non fare queste battute. Anna, non essere volgare. Anna, non sei sono stata volgare. Però memory ha un bastone. Anna, stai essendo ancora più volgare, scusa, porca miseria. Scusa. Cos'è questo? Ah, qua va messa quella cosa che io avevo trovato. Quando qualcuno ha deciso di rompere le palle e uccidermi. Ma scusa, non volevo. E qualcuno è la stessa persona che non farà più il mostro mai in vita sua. Questo qui. Ho trovato una keycard arancione. Io la chiave. Giorgio, quella rosso, prendila. Io quella rossa, ma avete lasciato la verde. No, l'ho preso tutto. Ora la prendo io. Saliamo. Bravo Giorgio, cambia la keycard. Giorgio, fallo, non perderti. Io posso aprire qui, Cico, pellagra. Aspetta. Un attimo che non basta, dai. Zitto, ci sto pallina, ok, aperto. Giorgio, sei morto? No, però ce l'hai dietro, non posso scendere. Cioè, volevo dire preparazione H, scusami. Andiamo a continuare. Un asse. La prendo io. Mannaggia te, Cico. Mannaggia te. Non sei buono né come mostro. Ale. Adesso, salvi. Ma questa va messa. Cico, vieni con me. Vieni con me. Preparazione. Con Giorgio. Pellagra. Ma infatti. Preparazione, dove sei? Mi sta seguendo da mezz'ora. Ditele di smettere, please. Non possiamo. Dov'è? È qui. Pellagra, dove dobbiamo andare? A destra. Sei sicuro? Supposta a sinistra. Pellagra. Figlio 4. Aspetta. Quella cosa ha fatto. Ah, che cattiveria. Aspetta, però posso. Allora è stato messo. Via. No, pellagra, rimani per distrarla. Ok. No, via. Fai via. Scappa. Aspetta, no, non si può fare. Non si può fare. Non sono morto. Amici, dove siete? Zitto. Pellagrazione H. Andiamo. Aspetta, allora di là serve la chiave. Qui verde. Dobbiamo scendere sotto. La verde, Giorgio, dov'è la verde? Dove l'hai lasciata? Giorgio,
sei una preparazione no. H. Aspetta, niente, chi è morto? È morto Giorgio. Preparazione H. Non si chiama Giorgio. È preparazione H, è vero. Allora qua perdiamo per questo motivo, perché non ci diamo è i nomi giusti. Non rispettate i nomi in codice. Mannaggia. Dove sei? Supposta. Oh, la chiave è quella giusta. Quale giusta? Verde? Quella verde. Tu vieni a prendere quella gialla che serve. Oh, alla fine sono morto. No, non morire. Non so dove sei. Sei sopra? Ma è trabalissimo. Aspetta, Pellagra, dimmi dove sei. Sei sopra? Sono sopra, aiuto. Non ti vedo, scale. Non ti vedo. Le scale sono dietro di me. Sei dietro di me. Andiamo, prendi la chiave. Ce l'hai? Quella verde, ok, andate. Non tenerla in mano. Ok, bravissimo, preparazione. Io vado qui sotto. Ho preso la. No, Anna. Mannaggia. Scappo. Mi ha graziato un pelino, devo ammettere, però. Vieni qui dentro, qui. Sì, aspetta. Aspetta. Ma mia. Mannaggia te, Cico, però. Allora, sei veramente una pellagra aggressiva. Ma ti ricordi dove che andava messo questo? Allora, cos'è quello? Oh, sì, qui dentro. Apri. No, qui no. Sei una pippa, sei un pipparuolo. Sei un pipparuolo. Dov'era? Allora, seguimi. Era lì. E allora facci andare. Ma c'è dentro di noi. Mannaggia Pippo, aspetta. Non si può scendere da qui. Non si può. Fai schifo. Ma non scopriremo mai che cosa succede allora. È così. È impossibile. E porca miseria. Anna. In realtà tu ti sei girato addosso a me. Non è vero. Verissimo. No. Stai zitta. Non sei più vitamina C. Sei voce da gallina. Ecco. No. Che non è una malattia o una medicina. No. Però sei orribile. Oh, per questa volta. Zitta. Smetti di fare così. Non mi impietosisco, sai. Madonna. Silenzio. Vabbè, sei vitamina C. Giorgio però rimane preparazione. E Cico Pellagra. Ma io vitamina C. Stai zitto. Non sei più. Perché stavolta ci fermiamo. Da Lion, Cico, Giorgio e Dan. Out. Ciao.